Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Dal numero di Di Piutfa ancora in edicola, riprendiamo alcune indicazioni sulle previsioni astrologiche settimanali di Paolo Fox, valide dalle giornate di sabato e domenica fino a venerdì prossimo. Che cosa ci preannuncia il simpatico astrologo, tra i più amati in assoluto dagli italiani di ogni età? Che cosa ci dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Cambiamenti in amore? Sì, soprattutto per chi è in coppia. Come sempre, l'astrologo ha assegnato alla settimana una valutazione tra difficile, sufficiente, discreta, buona e fantastica. E tu quale hai? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Punto per l'Ariete sarà tutto sommato una settimana discreta. E ora più che mai nella coppia è importante cercare di risolvere i problemi del passato. Il Toro, anche per questo segno la settimana prossima sarà discreta. Inoltre, grazie alla Luna, arriverà una buona occasione nella giornata di mercoledì che è pertanto bene vivere pienamente. Per i Gemelli, giorni fantastici e da ricordare. In questo momento le coppie possono rinnovare il rapporto e renderlo ancora più colorato e divertente. Per Cancro, settimana buona ma lunedì bisognerà evitare confronti in amore perché potrebbero rivelarsi decisamente molto ma molto pesanti. Quindi, fate un bel respiro e contate non fino a 10 ma fino a 100. Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Caro Leone, per te si prospettano giorni meravigliosi ma occhio dal momento che le discussioni in amore dovranno essere gestite con acuta attenzione al fine di non farle degenerare un po' troppo per via del suo impeto tanto battagliero che da sempre ti contraddistingue. E che dire del Vergine? Vivrà una buona la settimana ma nella vita di coppia giovedì e venerdì bisognerà mantenere la calma. Dunque nervi saldi. Punto per i nati sotto il segno della Bilancia. Giornate discrete e se le basi di un rapporto sono buone, si può iniziare a pensare ad una fine di ottobre nettamente migliore. Sorridere di più. Punto per lo Scorpione. Giorni al top con soluzioni in arrivo che riguardano la casa e una questione legale che da tempo preoccupava e non poco. Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per il Sagittario si prospetta una settimana fantastica ma le coppie che si sono formate da poco, dovranno superare una fase di rodaggio che potrà rivelarsi decisiva. I nati sotto il segno del Capricorno trascorreranno dei giorni discreti. Inoltre qualcuno potrebbe essere rimproverato dal partner perché trascorre troppo tempo fuori casa. Occhi aperti dunque. E che dire dell'Acquario? Che sarà molto fortunato ma che non dovrà pensare in questo momento a ciò che è stato ma solo a ciò che sarà. Infine, i Pesci, per loro si prospetta una settimana buona dal momento che Venere alimenterà i nuovi progetti che faranno per il futuro le coppie sia nate da poco che più assodate. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.